Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Valentina, in arte Valli Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Nel video di oggi andremo a provare uno dei nuovi mascara di Maybelline e sto parlando del The Colossal Curl Bounce. Ho acquistato questo prodotto un paio di settimane fa in un ordine di Look Fantastic e voglio provarlo perché, come sapete, sono sempre alla ricerca del mascara perfetto e quindi vediamo se questo mascara rispetterà le alte aspettative che ho. Prima di iniziare vorrei salutare una di voi che me l'ha chiesto in un video precedente e, come sapete, mi fa veramente piacere interagire con voi. Quindi ciao Gaia e ti mando un bacione enorme. Vi ricordo che mi trovate come Valli Makeup Lover anche su Instagram e TikTok e se volete continuare a vedere video sul mio canale, mi raccomando, iscrivetevi. Ma come sempre ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Eccoci qui, come vedete ho solo la base fatta, giusto un po' di eyeliner e non ho il mascara, perché per l'appunto, come vi ho detto a inizio video, andremo a provare il nuovo The Colossal Curl Bounce di Maybelline. Questa è la confezione, si presenta in questo modo, super tondeggiante, completamente diverso dallo Sky High che sapete che io adoro, ma andiamo direttamente sul sito di Maybelline per vedere che cosa ci promette questo prodotto. Da quello che vedo ci sono due versioni, una è The Blackest Black, l'altra invece è Very Black. Quella che ho preso io è la Very Black, quindi delle due colorazioni ho preso la seconda. Sono sul sito di Maybelline, vediamo un po'. Ora il grande volume incontra l'incurvatura pazzesca. Il mascara Colossal Curl Bounce aumenta il volume e arriccia ogni ciglia senza grumi fino a 24 ore di durata. Per quanto riguarda i benefici, dovrebbe dare molto più volume. Il volume, come ha detto prima, va ad incontrare l'incurvatura pazzesca. Il suo scovolino Curl and Bounce separa e incurva le ciglia, mentre la sua formula Memory Curl dona un'incurvatura che dura nel tempo. Non ci saranno sbavature e il prodotto non andrà a sfaldarsi, quindi non dovremmo ritrovarlo qui sulla base. Inizio quindi a piegare le ciglia, ho qui il mio specchio magico. Mi raccomando, questo passaggio fatelo sempre prima di applicare il mascara e fatelo delicatamente, perché altrimenti vi spezzate tutte le ciglia. Vi dico la verità, per me è fondamentale andare a piegare le ciglia, perché nell'effettivo è uno step che non riesco a saltare, perché noto che poi i mascara performano molto meglio una volta incurvate le ciglia. Questo è lo scovolino, come vedete è incurvato, quindi abbiamo due parti, è in feltro e sicuramente la parte superiore andrà a fungere da incurvatore e l'altro dovrebbe separare le ciglia. Ok, ho il mio specchietto e inizio a mettere il mascara. Inizio proprio dalla parte curva, chiudo l'occhio e pettino. La formula la sento un po' secchina rispetto al Sky High, per esempio, quindi un altro mascara del loro brand. Non me le sta allungando tantissimo, nell'effettivo non ci permette lunghezza, quindi presumo che questo sia lo scopo del mascara, incurvarle e donargli volume. Vado ora con la parte sotto a pettinarle. Mi sto tutta sporcando, lo scovolino non è l'ideale. Sto cercando di capire, ma è come se il prodotto, secondo me, non riuscisse ad aggrapparsi al meglio. Faccio proprio fatica. Direi che come prima passata ci siamo. Vado a metterlo anche sotto, anche se nell'effettivo con uno scovolino del genere, a parte che non rimane in piedi il pack, comunque con uno scovolino del genere è un po' ostico. Vado piano. Ultimamente veramente grande come scovolino per le ciglia inferiori. Mi avvicino, non tenete conto ovviamente del fatto che mi sono sporcata la palpebra, andremo poi dopo a ripulire. Questo è l'effetto del mascara, vediamo se riesco in questo modo a farvi vedere.
Ok, e ovviamente questo è il mio occhio senza nulla. Ora andiamo a fare anche l'altro occhio. Ok, come sempre parto dalla parte ricurva e vado a lavorare il prodotto. Questa è la mia parte, tra virgolette, delle ciglia sfigatelle, perché sono proprio sfigatelle da questo lato purtroppo. E poi con la parte sotto. Forse sto riuscendo a sporcarmi di meno, strano ma vero. E vado nelle ciglia inferiori. Questo ha l'effetto in entrambi gli occhi con una passata. Direi di andare da questa parte a fare la seconda. Fare la seconda passata sarà veramente ostico perché nell'effettivo, ripeto, il prodotto si secca. È un po' difficile andare a lavorarlo. Ovviamente se voi lo proverete, andate quando ancora è leggermente fresco il prodotto a fare la passata dopo. Non è un mascara, secondo me, dove potete andare a fare passate su passate, vi dico la verità. Proprio secco. Mi sono avvicinata per farvi vedere la differenza. Questo è l'occhio con due passate, questa con solo una. Ok, ho fatto anche l'altro occhio e sono pronta a dirvi le mie prime impressioni. Vi dico la verità, avevo alte aspettative su questo mascara perché conoscendo già lo Sky High pensavo che questa formula fosse ancora più pazzesca. Quello che ci promette questo prodotto è di andare a incurvare e volumizzare le ciglia. Ovviamente non è un mascara che ci dona lunghezza, quindi non aspettiamoci questo, non è tra le sue caratteristiche. Quello che ho notato è che il prodotto già da appena aperto, perché l'ho aperto con voi, è molto secco. Vi dico la verità, queste formule secondo me poi con il passare dei giorni tendono a seccarsi ancora di più e non performano al meglio. Ovviamente questo è un mio parere, un modestissimo parere, e trovo che allora va a separarle le ciglia, però nell'effettivo è come se si creassero dei mini grumetti, non so se dalla camera riuscite a vederlo, e fanno classico effetto ragno, cosa che a me non aggrada tantissimo. Per quanto riguarda il volume, diciamo che non è male. Adesso mi riguardo con lo specchietto. Alla base abbiamo un bel po' di volume, però tenete conto che ho applicato anche un eyeliner, quindi potrebbe essere anche l'effetto ottico proprio dell'eyeliner. È un mascara che ci promette di andare a separarle bene le ciglia e andare ad incurvarle bene. Vi dico la verità, da questo lato stanno già scendendo verso il basso. E oltretutto sono andata ad utilizzare il piegaciglia, quindi secondo me sulle mie ciglia andarlo ad applicare senza utilizzare il piegaciglia sarebbe deleterio, non andrebbe a dare una bella incurvatura. Diciamo che l'effetto è quasi un effetto. Avete presente quelle ciglia finte che non sono di buona fattura e risultano ispide? Ecco, l'effetto che vedo su di me è proprio questo, come se avessi applicato delle ciglia finte che non sono di buona fattura e sono plasticose, diciamo così. E vi dico la verità, non mi aggrada come effetto. Sicuramente in casa Maybelline ci sono mascara molto molto più belli e molto molto più validi, a partire dallo Sky High che io adoro e che sicuramente ricomprerei 100.000 volte. Per quanto riguarda la prima impressione su questo mascara, vi devo dire non è positiva, non andrei a ricomprarlo, però come sempre andremo a testarlo anche fra una settimana per capire se la formulazione tra una settimana, sapendo che i mascara danno il meglio di loro dopo un paio di giorni, cambia e magari ha un effetto totalmente diverso sulle ciglia, ma vi dico la verità, prima impressione secondo me si seccherà molto presto. Eccomi qua, raga, sono le 20. Sono uscita a fare delle commissioni, ho tenuto su il mascara perché volevo vedere nell'effettivo se
a livello di sbavatura e sgretolamento effettivamente durasse nelle ore e non facesse brutti scherzi. Vi avvicino, non spaventatevi. Allora, questa è la situazione. Nel contorno occhi non ho praticamente quasi nulla se non due macchioline qui e poco prodotto. Voi adesso non lo vedete, ma guardandomi allo specchio l'ho notato, proprio due palline, chiamiamole così, di mascara. Ma per il resto, come vedete, comunque è integro. Continuo a dire che l'effetto non mi piace tantissimo, sono sincera, anche perché sono molto rigide, molto ispide e hanno questa parvenza di ciglia finte, non di buona fattura, ripeto, purtroppo a me non piace questo effetto. Come sempre continuerò a testarlo, anche per vedere fra una settimana come sarà la formulazione, però vi dico la verità, c'è di meglio in commercio. Bene, anche questo video volge al termine, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo mascara e se nell'effettivo l'avete già provato anche voi. Come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale e mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video. Anche per oggi è tutto, io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!